Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Oggi è una giornata importantissima perché vi ricordo che oggi esce in contemporanea su Opera Omnia giapponese l'ultima parte del capitolo finale, che vedremo comunque questa sera in live. Quindi se siete interessati a vedere come si concluderà il viaggio su Opera Omnia, mi troverete online al solito orario. Ma parliamo di Ever Crisis. Parliamo di Ever Crisis perché ovviamente nuovo aggiornamento, nuovo evento a disposizione per altri 18 giorni, quindi avremo comunque una buona porzione del mese di febbraio dove poter stare in compagnia di questo evento. E se andiamo a vedere le notizie, ovviamente abbiamo la reintroduzione delle coop di Ifrit e Ramu, così come avevamo già detto qualche giorno fa, quindi non cambia nulla. Si possono ottenere le armi di Ifrit, le armi di Zack e di Glenn, in questo caso, con i frammenti di Ifrit. Quindi chi avesse bisogno di formare le coop di Ifrit, probabilmente mi vedrà online in una serata community, come le facciamo solitamente almeno una volta a settimana, dove appunto avremo la possibilità di poter farmare insieme e successivamente poter anche aiutare magari chi ha necessità di farmare appunto i frammenti di Ifrit. Stessa cosa per Ramu, dove appunto si ottengono le armi di Eris, le armi di Lucia e i frammenti di Ramu, che è fondamentalmente una delle summon un po' più ostiche, soprattutto per chi ha cominciato da poco. Quindi se c'è ovviamente qualcuno che necessita il farming, noi possiamo aiutare. E ovviamente le coop sapete benissimo come si svolgono, per cui non mi dilungo più di tanto. Banner speciale inserito per celebrare ovviamente il Final Fantasy VII Day, un banner che costa solo 300 gemme, quindi costa veramente poco, dove praticamente avrete a disposizione una pool a 300 gemme con una 5 o più 5 stelle garantite, nel senso avrete una multi con una o più 5 stelle garantite all'interno dello shop. Sarà un singolo pool dove però saranno inserite praticamente tutte le armi del gioco, quindi qualsiasi arma uscita finora nel gioco, tranne quelle nuove che vedremo appunto nel banner evento, saranno disponibili per essere pullate. Quindi è un'occasione comunque per tentare magari così una piccola botta di fortuna. Evento di Halloween che sarà disponibile, come detto prima, per 18 giorni. Evento di evento di San Valentino che sarà per l'appunto disponibile per 18 giorni. Non cambia nulla rispetto all'evento di Natale. Quindi avremo le quest singole e le quest score battle, quindi le battaglie per incrementare la possibilità e il livello di gathering del nostro Barrett, che andrà in giro a quanto pare a raccimolare roba, no? Avevamo praticamente Eris e Tifa a Natale che cercavano i regali di Natale, qui invece abbiamo Barrett che andrà in giro a raccimolare roba che poi potremo ottenere ovviamente tramite il gathering. E ovviamente gli oggetti che servono per il level up delle nostre armi, più i battle key che ci serviranno poi successivamente per completare le score battle. Score battle che ci consentiranno di ottenere oggetti scambiabili per ottenere altri oggetti che ovviamente bisognerà farmare durante questo evento. Uno degli oggetti che si dovrà farmare nella prima parte dell'evento sarà il guanto di Tifa. Guanto di Tifa che possiede come Refined Abilities Boost in HP e Boost in difesa fisica e l'abilità Solid Bravery, dove praticamente incrementa l'attacco fisico di un alleato e garantisce anche regen. Quindi è una sorta di versione free to play depotenziata delle armi che abbiamo avuto praticamente per gli altri personaggi che incrementavano l'attacco fisico. Devo dire che nonostante tutto queste sono delle belle armi, soprattutto perché già si sa anche l'arma della seconda parte dell'evento, ovvero è l'arma di Matt. Quindi per chi non ha pullato la Brandbind Spine di Matt, che è per l'appunto l'arma che incrementa l'attacco fisico, sarà possibile ottenere la sua versione free to play.
Quindi stessa arma di Tifa, solo che lui avrà la forchetta praticamente, e quest'arma avrà le stesse stats, quindi HP, difesa fisica e ovviamente incremento dell'attacco fisico. Quindi è una, sono due ottime armi free to play, sinceramente, sia come substats, che comunque HP e difesa fisica fanno sempre comodo, soprattutto perché essendo free to play possono essere portate ad overboost 10 senza troppa difficoltà, ma anche utilizzate come armi principali o secondarie proprio per la questione del buff. Quindi potrete comunque utilizzare, ovviamente è un buff low mid, quindi ovviamente non sarà mid high come le armi del banner, però è comunque un low mid che da free to play devo dire essere molto molto apprezzato. E, ovviamente durante le score battle avremo i nostri boost per quanto riguarda le fortune card, che ovviamente ci permetteranno di ottenere dei bonus e quindi permettere di ottenere punteggio e successivamente rafforzare il nostro score con il boss che affronteremo della Sweet House, quindi la nostra Hell House che cambia skin, viene reskinnata con una casa di pan di zenzero fondamentalmente, è debole agli attacchi fisici e agli attacchi vento, quindi già immaginate come effettivamente il banner evento già ci possa aiutare. E detto questo, non c'è altro, e parliamo del banner. Banner evento che si pensava portasse due personaggi e tra l'altro si pensava anche portasse una skin free to play, e invece no. Il data mining aveva già rivelato questa skin, aveva anche rivelato fondamentalmente l'arma, solo che erano del banner. Quindi Yuffie sarà la protagonista di questo nuovo banner, però da sola. Non ci saranno altri personaggi e quindi sapete già come funziona il banner con il single player, quindi con il personaggio singolo, ovvero l'arma in featured e tutte le armi in wishlist saranno all'1%, saranno portate praticamente con il rate all'1%, cosa positiva e negativa allo stesso tempo. Quindi questo banner avrà la nuova arma di Yuffie, il Dinner Tray, che consente di sbloccare l'abilità Twister, che ovviamente è un'abilità vento single target che effettua come massimale di danno 850%. E anche il costume di Yuffie, che mannaggia la miseria, è il Windstrike Arcanum. Quindi Yuffie diventa fondamentalmente, grazie a questo costume, l'attaccante vento fisica che mi serve. Purtroppo sì, ragazzi, è uscita l'Arcanum, tra l'altro Arcanum fisica vento, io avrei voluto fondamentalmente Cloud in questo ruolo, però quello che mi dà il gioco io prendo, e in questo caso mi danno Yuffie e io mi prendo Yuffie, quindi sarò costretto fondamentalmente a prendere questo personaggio. Vedrò anche se ci saranno poi con il video pool anche le altre armi di Yuffie, perché potrebbe essere un'ottima occasione per buildare una Yuffie ibrida con supporto di attacco fisico e ovviamente anche danno fisico, quindi potrebbe essere molto interessante riuscire a creare una combinazione di team fisico, ma ovviamente lo vedremo. E ovviamente per quanto riguarda la wishlist, ecco qui praticamente sapete già fondamentalmente come funziona il setup di wishlist, e vi ricordo che nei banner singoli la wishlist è praticamente 1% su tutte le armi che metterete ovviamente in wishlist. Wallpaper che sarà possibile sbloccare con il secondo overboost dell'arma, e quindi sapete già come bene o male funziona. E poi la campagna Final Fantasy 7 Day, quindi il giorno di Final Fantasy 7, che vi ricordo essere per l'appunto oggi, quindi il 31 di gennaio, e grazie ovviamente al Final Fantasy 7 Day avremo una settimana di free pull, quindi fino al, diciamo, 6 febbraio notte, quindi 6 febbraio sera fondamentalmente, fondamentalmente sì, perché il 7 poi notte, che viene comunque si è riaggiornato, abbiamo praticamente 7 giorni di free pull, ecco, mettiamola così.
Ovviamente avremo anche i login, anzi avremo il gift che ci verrà donato di 3000 gemme praticamente subito, e poi avremo anche un totale praticamente di combinazione tra login, missioni e tutto quello che è, altre 3000 gemme. Quindi direi che avremo una cospicua ricompensa. Poi ci sarà anche il pacchetto che sarà disponibile da poter ottenere all'interno dello shop, e quindi tante piccole robe che sono state inserite proprio per celebrare l'anniversario dell'uscita di Final Fantasy VII. Detto questo, vi faccio vedere un attimo il banner, così giusto per vedere un attimo la wishlist e confermarvi il fattore wishlist praticamente dell'1%, che non mi ricordo ora dove si vedeva, era Oz se non mi ricordo male, quindi qua Detail Oz, e come potete notare abbiamo l'arma di Yuffie all'1%, ed esattamente, e tutte le altre armi inserite all'interno della wishlist che schizzano all'1% anziché 0.8. quindi il banner col personaggio singolo è un po' un rischio, però io qua ci andrò a pullare, anche perché mi devo andare a pigliare questa skin. Quindi speriamo di ottenere comunque diverse copie dell'arma nuova. Ovviamente voglio vedere anche un secondo se sarà possibile anche per tutti voi prendere le altre armi, sì, tranne ovviamente quella che volevo, giustamente l'arma con il buff fisico è nell'altro banner, quindi giustamente non possono mettermela in wishlist. Va bene, male che vada, forse pullerò anche sull'altro banner, farò magari solo i 6 stamp giusto per ottenere la copia. Anche perché quella là potrei comunque tranquillamente utilizzarla senza overboost, e aspetto magari che la mettano nello shop, e qui vediamo, cerchiamo magari di approfittarne e prendere qualcos'altro, anche perché appunto qui c'è anche l'arma di Glenn che non è male, quindi andrà a finire che questo banner lo andrò a pullare comunque. Va bene, detto ciò, farò uscire anche un video dove parlerò del banner, in questo caso del banner di Yuffie, e poi ovviamente uscirà anche il video pull, proprio perché devo necessariamente pullare Yuffie, essendo quella che sarà la mia Wind Arcanum fisica. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, quindi avrete diversi video durante la giornata, probabilmente ne farò uscire 2 in mattinata e uno poi successivamente nel pomeriggio, così da mantenere diciamo il canale bello attivo. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.